Ora, fin qui abbiamo visto una situazione in condizioni di certezza. Ora, invece, introduciamo l'incertezza. L'avevamo già un po' accennato quando avevamo parlato dell'efficacia. L'incertezza può essere su due aspetti. Uno, su quello che è il costo marginale privato di abbattimento. E questo... E possiamo avere un danno marginale sociale. In un caso molto elastico rispetto all'inquinamento, in un altro caso poco elastico rispetto all'inquinamento. E poi possiamo avere un'incertezza sul danno marginale sociale. Quindi queste cose qui sono quelle che vedremo in questa lezione. Allora, standard ambientali, abbiamo già visto che cosa sono. Si stabiliscono dei limiti massimi alle emissioni o all'inquinamento, tali per cui poi è necessario che le imprese provvedano ad abbattere le emissioni. Command, la pubblica amministrazione comanda, impone e controlla. Tutte cose già fatte. Abbiamo visto che ci sono diversi tipi di standard. La cosa che dobbiamo fare ora è quella appunto di riprendere la visualizzazione grafica del beneficio sociale dell'abbattimento, cosa che abbiamo già visto. E sono le emissioni, quindi questo è il nostro danno marginale sociale. All'aumentare delle emissioni possiamo pensare che il danno aggiuntivo sociale diventi sempre più grande, via via che aumenti l'ammontare di emissioni. Ovvero questo vuol dire che il danno totale ha una forma di questo tipo. Perché questo che cos'è? È la derivata. Al tempo stesso, se noi partiamo da questo livello di emissioni, le imprese possono abbattere, quindi noi possiamo misurare, andando da destra verso sinistra, l'abbattimento. Ok? E più si va indietro, più si torna indietro, tanto minore sono le emissioni dell'impresa, appunto possiamo immaginare che tanto maggiore sia il costo aggiuntivo per abbattere una unità aggiuntiva, come abbiamo già visto. E di conseguenza questa curva qui, quella blu, è la curva del beneficio marginale privato dell'abbattimento, perché più tanto maggiore sono le emissioni, tanto minore deve abbattere, tanto minore è l'abbattimento marginale, perché si ipotizza che se siamo molto vicini a questo punto qui, no? Anzi, si ipotizza che sia via via più costoso abbattere all'aumentare dell'abbattimento stesso. Se più o meno, se si abbatte di poco, abbattere una unità in più costa poco, ma se già si stanno riducendo molto le emissioni, ridurre una ulteriore unità in più è molto costoso. Questa è l'ipotesi che si fa. Allora, quindi abbiamo il beneficio marginale privato dell'abbattimento e il danno marginale sociale. Allora, se noi ci fermassimo andassimo a E0, se noi andassimo in questo punto E0, che cosa succederebbe? Che a DB quest'area tratteggiata sarebbe la perdita di benessere dovuta a un livello di emissioni insufficiente. C'è troppo poco inquinamento, tra virgolette. Cioè si chiede alle imprese di abbattere troppo. Quindi perché? Perché come al solito, no, vedete, dobbiamo fare la differenza tra le aree. Quindi noi cosa abbiamo? Che se noi arriviamo fino a qui, abbiamo che questo è il beneficio marginale privato dell'abbattimento.
mentre questo è il danno marginale, ma noi potremmo andare fino qui, fino al punto E stella, e guadagnare quest'area complessivamente. Parallelamente possiamo pensare a, che se noi abbiamo un livello di inquinamento pari a E cappello, stiamo emettendo troppo, ci sono troppe emissioni. Ok? E quindi è vero che le imprese guadagnano molto, ma il guadagno delle imprese, il guadagno aggiuntivo delle imprese è inferiore alla perdita complessiva da parte della società. Quindi questo serve solo a visualizzare questa cosa, perché banalmente, no, lo vedete qui, se noi ci fermiamo in questo punto E0, che cosa abbiamo? Abbiamo che le imprese perdono tutta quell'area celeste e i consumatori, cioè sul, non sui consumatori, sulla società ricade questo triangolino verde. Quindi ho di il triangolino verde il danno sociale per le emissioni, mentre la parte azzurra è la perdita privata per l'abbattimento, la somma delle perdite è data dalla somma delle aree colorate. Ok? Alla stessa maniera possiamo vedere qui, vedete, la parte O e C, il triangolo verde, diciamo questo, questa parte qui, è il costo pagato dalla società, mentre questa parte qui è la perdita privata dovuta all'abbattimento, perché, scusate, perché le imprese abbattono soltanto fino al livello E cappello. Se invece noi arriviamo in questo punto, è evidente che la somma delle perdite è minimizzata, è l'area più piccola possibile. Torno indietro. Bene? Guardate, queste sono la somma delle perdite totali. Quando le emissioni sono al di là di E stella. Questa invece è la somma delle perdite totali quando le emissioni sono troppo basse. Vedete? Perché quella verde è la somma del danno sociale, ma quella celeste è la somma di quello che le imprese pagano per abbattere. Bene? E di conseguenza, come al solito, abbiamo che il beneficio marginale privato nell'abbattere deve essere uguale al danno marginale sociale. Bene? Tutta questa ambaradan qui mi serve esclusivamente come strumento di visualizzazione, in modo tale che abbiate ben chiaro che quest'area A di B è la perdita di benessere, ovvero il costo eccessivo dovuto a un livello di emissioni troppo basse, mentre quest'area qui, oltre il punto di eguaglianza, è la perdita di benessere dovuta a un livello di emissioni eccessive. Quindi questo è uno strumento poi per capire i grafici successivi. Allora, avendo questo strumento, noi possiamo disegnare questo grafico. Allora, il danno marginale sociale, vedete, ha questa forma. Per un livello basso di emissioni, alla fin fine il danno marginale sociale è piccino. Quando però le emissioni superano un certo livello, che è chiamato lì soglia, il danno marginale sociale inizia rapidamente ad aumentare. Quindi noi dobbiamo fare questo caso. Noi non conosciamo però quello che è il costo di abbattimento.
ovvero il beneficio marginale privato. E quindi proviamo a stimare come pubblica amministrazione che deve decidere l'intervento, l'imposta, e quindi noi stiamo confrontando imposta e standard. È meglio lo standard o l'intervento tramite imposta? Questa è la domanda che ci poniamo ed è il motivo per cui stiamo facendo questa analisi. Allora, quando quindi noi non sappiamo, e come amministratori pubblici proviamo a fare una stima monetaria del beneficio marginale privato. Allora, se questa è la stima, est cosa sono? Se noi volessimo mettere lo standard, fisseremmo questo livello e standard e STD. Dove lo fissiamo? Lo fissiamo nel punto in cui noi pensiamo che il danno marginale sociale si interseca il beneficio marginale privato. Ok? Ora immaginiamo che qualcuno ci dica quello che è il vero costo di abbattimento. E immaginate che il vero costo di abbattimento sia più basso. Bene? Allora, in questo caso, cosa abbiamo? Abbiamo che le emissioni ottimali dovrebbero essere inferiori. Abbiamo visto allora che cosa succede. Qual è la perdita di efficienza? La misuriamo, come vi ho fatto vedere prima, con questo triangolino. Ok? Cioè, torniamo indietro qui. Torniamo a questo disegno, a questo grafico. Ecco, cosa succede in questo secondo caso e in questo primo caso? Vedete? E cappello è più grande, anzi possiamo portare, ecco questo qui, e cappello è più grande di Estella. Le emissioni effettive sono superiori a quelle desiderate. La parte in grigio è la perdita di benessere, la perdita di efficienza. Vedete, qui abbiamo che le emissioni STD, quindi quelle che noi abbiamo scelto di regolare attraverso uno standard, noi fissiamo quello standard, le emissioni ottimali sarebbero inferiori. Che cosa succede? L'impresa ovviamente è contenta, no? per cui l'impresa emette di più rispetto a quella ottimale, emette fino allo standard, e questa è la perdita, quest'area qui è la perdita dovuta al fatto che abbiamo fissato uno standard sbagliato. Ora vi faccio questa domanda: che cosa succede nel caso in cui invece il regolatore decida di adottare un'imposta? Allora, se decide di adottare un'imposta, allora, come al solito, l'impresa cosa sceglie? L'abbiamo già detto, sceglie quel livello di imposta tale per cui l'aliquota d'imposta è uguale al costo marginale di abbattimento, è uguale al beneficio marginale privato dell'emettere, che è la stessa cosa, una vista in un senso e una vista nell'altro. Allora, se lo Stato mette un'imposta T, quindi tornate indietro di qualche lezione quando abbiamo parlato delle imposte sull'abbattimento, T per A, allora in questo caso cosa succede? Che il vero beneficio privato è inferiore. Quindi ho semplicemente riprodotto lo stesso grafico, quello di sotto è uguale a quello di sopra, solo abbiamo ipotizzato che l'intervento avvenga tramite la fissazione di imposta. L'impresa sceglie appunto T uguale costo marginale di abbattimento, che è anche uguale al beneficio privato, del beneficio marginale privato. Ci siamo?
Quindi, come reagisce l'impresa a questa tassa? Va a finire in questo punto, nel punto in cui il costo marginale di abbattimento interseca l'imposta unitaria. E allora vedete bene che qual è la quantità che di emissioni che emerge. Vedete questa E-tax. La risposta delle imprese è E-tax. Vedete, le imprese emettono meno rispetto al valore desiderato. Allora uno potrebbe dire, guarda che bello, ci sono meno, le emissioni sono ancora, sono molto basse. E noi sappiamo però che questo non è proprio un bene da un punto di vista meramente economico, perché possiamo dire, guarda, le emissioni sono troppo basse, imponiamo un costo di abbattimento sulle imprese eccessivo rispetto a quello che sarebbe efficiente da un punto di vista di domanda e offerta, considerati anche i costi esterni. Guardate bene, quant'è la perdita di efficienza? La perdita di efficienza è tanta roba, è un'area grande, vedete? L'imposta è eccessiva. Allora qual è la conclusione? Quando vi è incertezza sui costi privati di abbattimento, allora cosa abbiamo? Lo standard è più efficace, nel senso, vedete, che si avvicina molto di più all'obiettivo. Non solo, ma lo standard è anche meno costoso in termini di benessere. Ora proviamo a ripetere. Quindi, se vi è incertezza sui costi privati, gli standard sono più efficaci e gli standard meno costosi in termini di benessere. Ma qualcuno potrebbe dire, ma questo è perché lei ha immaginato che il beneficio privato vero sia più basso, quello vero. Cioè noi abbiamo sovrastimato il costo privato di abbattimento. La curva tratteggiata, che è la nostra stima, è più alta rispetto a quella effettiva. Che cosa succede se invece noi sottostimiamo i costi privati? Ora dovreste aver capito come funziona, quindi andiamo un pochino più rapidamente. Allora, questo è il solito danno, il solito come prima, ma noi cosa facciamo? Il beneficio privato vero lo mettiamo al di sopra della curva tratteggiata. Bene? Così ripassate e vediamo se capite, se avete capito. Che cosa succede quando viene messo uno standard? È scritto lì alla lavagna, E-STD. Se noi mettiamo lo standard, che cosa succede? Che il livello di emissioni effettivo e stella è maggiore rispetto a quello che abbiamo fissato. Quanto è la perdita? Vedete, anche in questo caso la perdita di benessere è piccolina. Se invece, appunto, andiamo a mettere l'imposta, che cosa succede con l'imposta? La reazione qual è? Come al solito, la tassa deve essere uguale al beneficio marginale. Ci siete? E quindi andremo a finire in questo punto. E quindi andremo a finire qui giù. Ok? E allora, ovviamente, se il livello di emissione è questo e tax, e questo è quello ottimale, questa è l'area che rappresenta la perdita di benessere complessiva. L'imposta è troppo bassa e quindi abbiamo un livello di emissioni alto. E come vedete la perdita di benessere è molto grande. Perché? Perché c'è questa specie di effetto soglia.
perché il danno marginale sociale aumenta molto superato un certo livello di emissioni. Per valori alti di emissioni il danno marginale sociale è alto. Allora, come vedete, la conclusione è la stessa di quella di prima, cioè la nostra conclusione non dipende dal fatto che noi avessimo sovrastimato o sottostimato il beneficio marginale privato. Quindi possiamo proprio concludere che se noi siamo incerti su quelli che sono i costi privati dell'abbattimento, gli standard sono da un lato più efficaci, da un lato, e dall'altro, scusate, meno costosi in termini di benessere. Siamo? Indipendentemente dal fatto che noi stiamo sottostimando, sovrastimando i costi marginali privati. E allora dunque, da che cosa dipende questa nostra conclusione? Lo vediamo bene quando noi siamo in un tratto dove il danno marginale privato è quasi piatto. Immaginate di ripetere la stessa analisi, però in un'altra parte della curva, vedete? Immaginate di stare in questa zona e che queste curve si incontrino, di ragionare in questa zona qui, ok? Che quindi queste non siano qui, ma siano qua sotto. Quindi noi possiamo zoomare. Vedete, il danno marginale in questo caso si impenna qua su, per esempio. Bene? Allora, in questo caso succede l'opposto. Succede l'opposto, quello in rosso, se riapplicate tutto il ragionamento che abbiamo fatto finora, quel pezzettino rosso è l'errore della tassa e quel pezzettino blu è l'errore dello standard. Corrispondentemente il triangolo, l'area celestina, è l'errore commesso con lo standard e l'area rossa è l'errore commesso con l'imposta. In questo caso l'imposta risulta più efficiente. Quindi, per vedere poi se avete capito, a casa esercitatevi con questo grafico, perché se voi avete capito come funziona, no? Come funziona questa ambaradà, poi sapete il resto, no? L'idea è sempre che uno fissa la tassa, poi va a vedere come reagisce l'impresa. Quindi, data questa tassa, l'impresa reagisce rispondendo a questa quantità. Bene? A questo punto abbiamo, quindi, cosa abbiamo analizzato? Abbiamo analizzato quando abbiamo poca informazione sul costo di abbattimento, ma non abbiamo ancora ragionato su che cosa succede quando noi abbiamo degli errori sulla funzione del danno marginale sociale. Quindi per ora abbiamo detto, ma non sappiamo quanto le imprese, quanto costi alle imprese abbattere. Ora, in effetti è un po' strana questa ipotesi, perché tutto sommato non è difficile conoscere quali sono i processi tecnologici che consentono di abbattere, per cui tutto sommato non è così difficile fare una stima di quelli che sono i costi di abbattimento. Però comunque, in ogni caso, al tempo stesso non è nemmeno così facile, e quindi un margine di incertezza c'è sempre. Vedete, quindi anche in quel caso lì, come prima, anche se c'è un piccolo margine di incertezza, la questione è: sono nel tratto ripido o sono nel tratto piatto? Sono nel tratto in cui le emissioni non provocano grandi danni, o se invece sono in un punto in cui anche un po' di emissioni in più provocano grandi danni?
Il conquibus è un po' questo, ok? Ma il problema potrebbe essere quella che io non conosco il danno marginale, anzi è il caso più ovvio. È molto difficile pensare di dare una valutazione monetaria di tutti quelli che sono gli effetti derivanti dall'esternalità, perché magari uno, ci sono effetti che avvengono nel giro di decenni. Allora, che cosa succede? Immaginate di mettere un'imposta, e questo solito, quello tratteggiato, è il danno marginale stimato. E allora cosa fate? Volete mettere un'imposta T, e la decisione delle imprese ovviamente sarà sempre T uguale il costo marginale di abbattimento, e le imprese sceglieranno EA, come al solito. Mettono un'imposta e le imprese scelgono in modo tale che il loro costo marginale di abbattimento è uguale all'imposta. E se io metto lo standard, a quanto deve essere pari lo standard? Lo standard viene scelto in modo tale che il beneficio marginale privato sia uguale al danno marginale sociale. Abbiamo detto, l'obiettivo è di minimizzare di massimizzare il benessere sociale, quindi di minimizzare le perdite, e quindi il danno marginale privato, il danno marginale sociale deve essere uguale al beneficio marginale privato, e di conseguenza lo standard sarà fissato proprio a livello pari a EA. Ci siete? Questo sarà lo standard. Allora, come vedete, sia lo standard che l'imposta, sia che con lo standard che con l'imposta, si arriva allo stesso livello di emissioni. Quindi in questo caso i due strumenti sono perfettamente equivalenti. E allora, se il danno marginale vero è più alto, e quindi E0 sarebbe stata la quantità di emissioni ottimali, i due strumenti si equivalgono e comportano lo stesso errore. D'accordo? Quindi non c'è nessuna differenza, perché semplicemente, siccome noi conosciamo il costo marginale di abbattimento, siamo sicuri che la nostra tassa induce le imprese ad andare esattamente dove noi volevamo, mentre nel caso precedente abbiamo che noi, non conoscendo bene qual è il costo marginale di abbattimento, non conosciamo bene la reazione dell'impresa. Ma se noi conosciamo bene la reazione dell'impresa, sempre o metto lo standard o metto l'imposta, si va sempre dove il regolatore vuole. Ok? E quindi è ovvio che se io conosco bene la reazione delle imprese, quelli che la struttura dei costi delle imprese, riesco a mettere un'imposta tale da indurre le imprese a produrre la quantità che il regolatore desidera. E di conseguenza non abbiamo alcuna differenza sui danni, scusate, alcuna differenza in termini di efficienza.